L'Italia è la nazione più famosa al mondo per i suoi contenuti culturali, per i suoi contenuti artistici, per la produzione di grandi geni tecnologici, ma forse non per la tecnologia. Come possiamo coniugare tutte queste cose e cercare di evolverci verso un mondo più adatto al mondo attuale? Innanzitutto dobbiamo contaminare il mondo delle istituzioni culturali. Come sappiamo, il mondo dell'arte, il mondo della cultura, il mondo dei beni culturali è gestito da istituzioni culturali molto importanti che in questi anni si sono occupati egregiamente di lavorare sulla conservazione, ma hanno fatto poco sulla valorizzazione in termini di rendere per esempio i beni culturali fruibili a un maggior numero di persone al di là di quelle che sono le opportunità di andare fisicamente a visitare questi luoghi e non solo, c'è anche tutto un tema di marketing e di comunicazione dei nostri patrimoni. Da questo punto di vista io credo che solo attraverso davvero un lavoro di sinergia concreto tra tutto il mondo dell'innovazione, per innovazione intendo tutto il mondo delle start-up, tutto l'ecosistema che in Italia e anche a Roma in particolare sta nascendo per rendere questo paese più dinamico, solo nel momento in cui questi due mondi, cioè il mondo delle istituzioni che gestiscono la cultura e il mondo delle realtà che stanno cercando di creare un nuovo ecosistema innovativo in Italia, si potrà finalmente iniziare a vedere dei cambiamenti. Qualche cosa tipo gli esperimenti fatti a Venezia sulla realtà virtuale con i Google Glass che hanno fatto una brutta fine, ahimè, quindi realtà migliorata, intende questo genere di cambiamenti o avete in mente qualche cosa anche di più evoluto? Ma questi sono piccoli esperimenti che sono stati fatti, ma ce ne sono per esempio anche altri di altro tipo. Il Museo Archeologico di Napoli che ha utilizzato il mondo dei videogiochi per cercare di raggiungere pubblici differenti, soprattutto il mondo dei giovani, il mondo dei ragazzi. Io penso invece ad un ragionamento più strutturale. Noi dobbiamo fare in modo che cambino le competenze all'interno delle istituzioni culturali, perché c'è bisogno proprio di rivedere il modo con cui le istituzioni valorizzano, no, i nostri beni culturali. Quindi per fare questo penso che l'unico modo è avviare anche nel mondo delle istituzioni culturali quella che nel gergo aziendale imprenditoriale si chiamano open innovation, quello che anche le grandi aziende oggi fanno. Anche le grandi aziende private, le grandi multinazionali straniere hanno difficoltà a creare innovazione al proprio interno e quindi vanno all'esterno. Si rivolgono a tutto l'ecosistema delle start-up per cercare di portare all'interno delle loro organizzazioni quelle idee disruptive, come si dice nel gergo, che altrimenti non verrebbero all'interno di organizzazioni che sono abituate a vedere le cose sempre in quel modo. Ecco, le istituzioni culturali hanno bisogno di fare open innovation. Ovviamente questo può essere reso possibile solo nel momento in cui la politica comincerà a creare le condizioni affinché le istituzioni culturali attivino questi meccanismi ed è qui che si svolgerà ovviamente la sfida vera per avviare questo cambiamento. È una sfida, direi, impari e che per ora non ha dato grandi risultati, però il futuro è aperto e anche prima o poi in Italia vedremo queste innovazioni. Io sono un ottimista, e quindi sono sicura che ci riusciremo.